60 pazienti affetti da steatosi epatica saranno trattati con una dieta a base di arance. La malattia steatossica non su base alcolica è un po' una patologia figlia dei nostri giorni del progresso. Questo perché non si riesce a seguire un corretto stile di vita. L'impiego dell'arancia si giustifica perché è un alimento ed un componente della dieta mediterranea particolarmente ricco di polifenoli, polifenoli che sono degli antinfiammatori naturali. Ecco che quindi arricchire la dieta per un certo periodo di tempo con delle arance ha lo scopo di andare poi a valutare gli effetti di questi polifenoli su una serie di parametri sia biochimici e sia epatici. È ovvio che va poi, questo rappresenta una tappa in un programma molto più ampio di studi nei quali l'Istituto Nazionale di Gastroenterologia del De Bellis si è appunto coinvolto per cercare di trovare un rimedio attualmente inesistente a questa patologia così diffusa. Cosa vi aspettate da questo studio clinico? I dati preliminari dicono che un componente particolare delle arance è quello che dovrebbe avere un ruolo nel condizionare il metabolismo e nel migliorare il metabolismo a livello delle membrane cellulari. Questo quindi, dopo aver testato, validato questi dati in una prima analisi, in un primo studio preclinico, quindi su modelli sperimentali di cellule, adesso si è pensato, visto i dati estremamente promettenti, si è pensato di passare una sperimentazione naturalmente su un numero di pazienti importante sì, ma limitato, come 60 per l'appunto, come le diceva prima, per cominciare a verificare se questi dati preliminari, quindi se l'ipotesi di lavoro, potesse effettivamente trovare un riscontro anche in una popolazione di soggetti con questa malattia. Di qui poi ci muoveremo ulteriormente, dopo aver raccolto i dati, e se i dati dovessero ancora confermare questo andamento, ci muoveremo ulteriormente per ottimizzare il consumo di arance o eventualmente delle molecole che sono attive nelle arance, quindi nutraceutici.